Sono qui con Scottoni nel finale di primo tempo, Virtus che sta battendo il Manchester per 3-1. Si è salutato ad aprire le marcature, una Virtus sta giocando molto bene, forse un po' più concentrata all'indifesa poteva evitare il gol. Sì, avremmo potuto evitare il gol, però l'importante è che adesso continuiamo a giocare come abbiamo fatto fino al momento del gol per cercare di aumentare il vantaggio. Va benissimo, bocca per il secondo tempo. Ne va a parlare ora Cognome. Carino. Senti, un Manchester un po' sottotono, tante distrazioni in difesa, lì in avanti anche un po' sfortunati, traverse, pali, una serata un po' no. Una serata che stiamo cercando di segnare a tutti i costi, ma non riusciamo, oggi la partita è difficile, non riusciamo a segnare. Cosa serve quindi per il secondo tempo? Un po' più di organizzazione. Va benissimo, bocca al lupo per il secondo tempo. Se non la partita si affrontasse in Manchester contro la Virtus. Scusa, non ho capito cosa hai detto. Manchester. Contro? Virtus. Bravo, vai. Oggi con il sottofondo della Jalappas di Max, Nella quinta giornata Soccer Cup girone B, partita finita 5-2 per la Virtus. Siamo qui con il mio in campo MVP. Ole! Guardate la barbetta che c'ha. La squadra avversaria è la Magna. Senti, la Magna, una partita un po' sfortunata questa sera. Avete giocato non al massimo, un po' distratti in difesa e tanta sfortuna lì davanti con traverse, pali, un po' di confusione. Cosa mi dici? Ma vi dico che è stata semplicemente una partita sul piano fisico bellissima, però noi eravamo poco organizzati in tutti i ruoli, mancava, come hai detto tu prima, un po' la difesa, non eravamo abbastanza organizzati, e il centrocampo, però ce la siamo giocati e loro sono stati più intelligenti e superiori. Senti, cosa serve per le prossime partite per cercare di essere più incisivi? Appunto l'organizzazione e mantenerci sempre i propri ruoli. Va benissimo, senti, vuoi salutare qualcuno? Un bacio a mia mamma e a mio padre. Va benissimo, grazie. In bocca al lupo per le prossime partite. Andiamo a parlare con Scottoni, autore di una doppietta. Senti Scottoni, avete giocato veramente alla grande. Senti, Virtus, però, senti. Una Virtus che ha giocato veramente molto bene. Un primo tempo lasciato sul 3-1. Forse avete rischiato un po' nella prima parte del secondo tempo con il Manchester che ha cercato di recuperare, però voi avete trovato nuovamente grinta e posizione in campo e siete riusciti ad agguantare la vittoria sul risultato di 5-2. Sì, effettivamente dopo che il loro gol del 3-2 abbiamo avuto forse un po' di paura e ci siamo ritirati un po' troppo in difesa. Fortunatamente abbiamo trovato il gol del doppio vantaggio e poi dopo è stato più facile gestire la partita. Comunque complimenti anche agli avversari, ma penso che noi abbiamo giocato meglio oggi. Senti, una Virtus che in continuo rodaggio gioca sempre meglio, affronta avversari di livello e se la cava veramente abbastanza bene. Dove può puntare questa Virtus? Ma noi giochiamo ogni partita per vincere, per divertirci. Più punti faremo e alla fine tireremo le somme, sperando ovviamente di restare nelle zone alte della classifica. Senti, prima di salutarti ti do la medaglia di MVP. Grazie. In più due buoni sconti, uno il solito ottica Emerson 20 euro e in più un nuovo sconto alla pizzeria qui a fianco con due pizze e due bibite, ne paghi solo una, ok? Perfetto. Va bene, grazie.